In Europa circolano attualmente circa 20 milioni di autocarri di portata uguale o superiore alle 3 tonnellate e mezzo e viaggia su gomma oltre il 70% delle merci trasportate nell'Unione Europea. Sempre più mezzi avranno bisogno di pneumatici adatti a percorrere centinaia di migliaia di chilometri in efficienza, sicurezza ed economia. Da oltre mezzo secolo Marangoni offre una soluzione economica, ecologica e affidabile a questo tipo di problema: la ricostruzione dei pneumatici. Nel processo di ricostruzione del pneumatico, il principale vantaggio è dato dal riutilizzo delle carcasse, il cui valore è di circa i 2/3 del prodotto nuovo. Oggi, gran parte dei pneumatici autocarro sono già progettati per essere ricostruiti. La ricostruzione, evitando la produzione di ulteriori pneumatici, contribuisce sia al minor consumo di materie prime, sia a ridurre le emissioni di CO2 legate al processo di lavorazione industriale. La divisione Commercial and Industrial Tires Marangoni è un punto di riferimento nel settore della ricostruzione a livello internazionale, con una capacità produttiva annua di oltre 200.000 pneumatici autocarro ricostruiti. Il pneumatico ricostruito autocarro Marangoni è all'avanguardia sia dal punto di vista tecnologico sia normativo. Infatti è già da tempo in regola con le norme europee che prevedono l'utilizzo di mescole zero oil, ovvero prive di oli aromatici. Il sistema di ricostruzione Marangoni assicura a un pneumatico di qualità un ulteriore utilizzo, assolutamente all'altezza del primo, sia in termini di prestazioni che di sicurezza. Come nasce questa eccellenza nella ricostruzione? Seguiamo passo passo il processo produttivo. Il pneumatico da ricostruire è inizialmente sottoposto a diversi controlli, sia visivi sia strumentali, per accertare la sua idoneità a una seconda o terza vita. Il cuore di questo sistema di controllo è rappresentato dall'ispezionatrice scerografica, una macchina laser estremamente sofisticata che, operando sottovuoto, rivela imperfezioni o danni infrastrutturali non visibili esternamente. Le carcasse difettose vengono scartate, ma non sprecate. La loro distruzione avviene in uno speciale termovalorizzatore che produce energia elettrica e termica. Questo impianto, brevettato da Marangoni, risolve da un lato il problema ecologico di un corretto smaltimento dei pneumatici esausti, dall'altro permette di recuperare energia utile per la comunità e i processi industriali, senza emissioni di gas nocivi e con il recupero dei materiali incombusti. Le carcasse ritenute idonee alla ricostruzione vengono identificate con un codice a barre che riporta tutte le informazioni utili alla sua ricostruzione. Attraverso macchinari gestiti da software specifici, il pneumatico viene raspato del battistrada residuo. Lo strato di gomma asportato varia a seconda della tipologia e del dimensionamento della carcassa. La sua superficie è così pronta ad accogliere il nuovo battistrada. La carcassa raspata passa alla fase di lavorazione crateri, durante la quale viene ispezionata e lavorata al fine di riparare eventuali imperfezioni superficiali. L'applicazione del nuovo battistrada può essere effettuata con la tecnica in stampo, detta a caldo, oppure con l'applicazione di anelli o fasce prestampate, detta a freddo. Nella lavorazione a caldo si applica sulla carcassa uno strato di gomma cruda. Il processo di confezionatura viene effettuato su un macchinario rotante, chiamato Alpha Twin, sviluppato dalla stessa Marangoni, che opera contemporaneamente su due pneumatici. L'applicazione è interamente gestita da un sofisticato software integrato che controlla tutte le fasi dell'estrusione della gomma cruda e che permette di riportare la carcassa alla tipologia del pneumatico richiesto con i dimensionamenti originali. Tramite il processo di vulcanizzazione impressa e mediante l'utilizzo di stampi differenti, viene infine impresso il disegno del battistrada sulla gomma cruda, con un procedimento simile a quello utilizzato nella produzione di pneumatici nuovi. La pressa è dotata di dispositivi per regolare tempo, temperatura e pressione interna.
La temperatura per la ricostruzione a caldo dei pneumatici autocarro oscilla fra i 150 e i 160 gradi, mentre i fianchi vengono mantenuti a una temperatura più bassa. La pressione è di circa 14-16 atmosfere. La ricostruzione a freddo avviene prevalentemente con l'utilizzo di un anello battistrada prestampato Ring Thread by Marangoni. Il pneumatico raspato viene rivestito di un primo strato di gomma che favorisce la perfetta adesione dell'anello. Quest'ultimo viene applicato grazie a un impianto automatico che ne consente la perfetta centratura, evitando così deformazioni o tensioni nella struttura. Per ogni tipologia e dimensionamento della carcassa viene sviluppato un anello di battistrada. Il pneumatico viene montato su apposita macchina per l'applicazione degli involucri in gomma, detti envelopes, e quindi messo sotto vuoto. Successivamente il pneumatico entra in un'autoclave per essere vulcanizzato in ambiente pressurizzato. La vulcanizzazione dura in media 2 ore e mezza a 3 ore. La temperatura è di circa 110 gradi. La pressione è di circa 6 atmosfere. Estratto dalla pressa vulcanizzatrice o dall'autoclave, il pneumatico ricostruito è sottoposto a un controllo finale che comprende una verifica a pressione di esercizio su apposita gonfiatrice. Quindi viene rifinito. E infine eccolo, perfettamente ricostruito, il pneumatico è pronto per una nuova, lunga vita. La qualità dei pneumatici ricostruiti Marangoni nasce quindi da un insieme di molti fattori. Nel laboratorio ricerca e sviluppo Marangoni vengono studiate mescole adatte a pneumatici e utilizzi tra i più diversi. Mescole tutte altamente innovative che, come quelle a bassa resistenza al rotolamento, consentono importanti risparmi in termini di consumi di carburante e di emissioni di CO2, senza tuttavia incidere sulle prestazioni. Il processo produttivo dello stabilimento Marangoni di Rovereto ha ottenuto diverse certificazioni di qualità e ambientali. Il processo di ricostruzione pneumatici autocarro è anche ovviamente omologato secondo lo standard di processo ECE ONU 109R. Questa omologazione richiede ai pneumatici ricostruiti il superamento degli stessi test a cui sono sottoposti i pneumatici nuovi. Non sorprende allora che la qualità dei pneumatici ricostruiti autocarro Marangoni sia garantita sino a 5 anni. Una qualità che è il frutto di una lunga esperienza, del grande impegno nell'attività di ricerca e di un'attenzione costante alle esigenze dell'autotrasporto. Una qualità, soprattutto, che fa della ricostruzione un'ottima scelta, sotto molti punti di vista.